bisogna fare le cose per benino e Sofia è con metodica su calma. Minecraft con Oh calma. mio Dio, non ci sto capendo nulla, E il nero non aiuta, Sofì. aspetta che ce la faccio, aspetta solo un attimo. Tommaso in fuoco! E benvenuti sul mio canale. Oggi torneremo con un video di Minecraft. Oggi però faremo una cosa un po' particolare. Faremo una statua gatto. Sì, faremo il logo del team. Ora il logo del team c'è un gatto, no. Però faremo un bel micione nero come... Oh, come la Puma. Sì, come Quindi... la nostra mascotte. Ma prima iscrivetevi al canale, mettete like e iniziamo subitissimo. Oh, è rapidissima Sofì oggi, è sì, fretta di iniziare. Ho in mente di fare sotto, di fargli una fontanetta. Oh, addirittura. Sì, ma perché noi facciamo voglio le sapere cose in grande. Non ci verrà perché non sono brava, ma vabbè. Io voglio sapere quanto sì. grande lo vogliamo fare. Enorme. E allora partiamo. Sì. Via. Ok ragazzi, giochiamo. E come potete vedere ci sono un bel po' di mondi. Ci sono due mondi in sopravvivenza. Due che si chiamano Team Ciongatti, ma quelli lasciateli da parte perché volevo fare proprio una serie sulla sopravvivenza, ovviamente pacifica, dove non ci sono i mostri, però sempre in sopravvivenza. Però il problema è che nel secondo Team Ciongatti avevo Sofì. Trovato un meraviglioso villaggio e sono morta e sono nel bel mezzo del deserto. Nell'altro sono respawnata, boom, cioè proprio bam, in mezzo a un'isoletta. Ma la domanda è: deserta. Il Team Ciungatti vorrà vedere anche una serie di Minecraft in sopravvivenza? Già, pensateci, perché mi sarebbe molto piaciuto, solo che non lo so, perché ci vuole tanto. Dobbiamo migliorare ancora cosa. Un po', Sofì. Sì. Intanto Eccoci scriveteci. Qua. Ragazzi, non badate a queste cose, ma allora. Okay. Allora, Sofì, dove allora, costruiamo? Io avevo pensato, voliamo perché si fa prima, io avevo pensato che siccome... Qua ho fatto una bella scalinata. Lo facciamo qui sopra allora? Sì, però devo prima spianizzare. Dai, tutto velocissima, qua. Oggi vi facciamo vedere tutta la costruzione del gatto. Voi avete idea di come si facciano queste costruzioni giganti? No. Dai, è veloce, sono okay. proprio curiosa. Spiano anche qua e sì, poi sì. questa montagnetta allora. 5 hours later. Ok, ragazzi, ho spianeggiato tutto quanto. Come potete vedere, tutto quanto. Ho trovato anche della roccia. Ah, va bene, dai. Però adesso sarà più stabile la nostra statua. Allora, prima di tutto ci togliamo tutto quanto. E l'occorrente che io utilizzerò per farlo venire un pochino più bellino è: userò il calcestruzzo nero e nero e bianco. Bianco, sì, nero ci serve e bianco. Bianco. Poi useremo il verde. E anche il? Ah, e anche il rosino per... Il rosino, chissà il per cosa. Musino. Il rosino, siamo pronti? Sì. Facciamo le zampotte di 4? Sì, belle e grosse. Nel mezzo le devi fare. Cioè, le zampe non nel mezzo, devono essere 4 bordi. Siamo guardati malissimo, 4, sappiatelo. E poi 1, 2, 3 e 4. Poi, e queste sono le zampe davanti. E queste sono le zampe davanti. Poi un po' più giù, lì. 1, 2, 3 e 4. Speriamo che siano andati dritti, eh. Sì. 1, 2, 3, 4. Ma quelle le zampe dietro le non sono pari. Aspetta. Ho fatto un gatto storto. Sì, parte malissimo. Ripara, lì c'è un buco. Anche della terra per i buchi. Perché succederà purtroppo ogni tanto c'è qualche buchetto. Ok. Okay. Ora prendiamo il nero. Facciamo vedere da davanti, però, che è più facile, dai. Ok, da davanti. Ok. Così, super gatto. E via. Uno, due. E di due in su. Se lo volete far diventare proprio enorme. Di due, io lo farei di tre. Di tre? Bellissime zampe giganti. No, di due. Sì, okay, ecco, perfetto. Là. Ci dovremmo essere. Ok. Ok, ancora uno. Ora. Ok, ora al centro gli facciamo la pancia bianca. Io sarei tentata di fare questa cosa bella. Ovvero qua
Davanti un po' più largo il bianco. Sì, lo facciamo arrivare tipo qui. Ok, anche lì davanti, perfetto. Okay. Ok, così. Perfetto. Poi. E poi qua riempiamo di nero, di intorno. Nero. I fianchi del gatto. Di là, l'altro qua. Fianco. Qua siamo professionisti. Non è vero, ragazzi, però. Adesso voglio dire, questa è la parte facile, ragazzi. Adesso... Oh mio Dio, com'è muscoloso! Secondo me ne andava fatto di uno più alto, le zampe, però. Mamma mia, com'è muscoloso. Secondo me deve un po' tarchiatello così il gatto. Aspetta. No, Sofì, no, cosa stai facendo? No, aspetta. Con me era difficile. Siamo sicuri che vogliamo fare così o vogliamo fare le zampe più alte? Facciamo le zampe leggermente più vicine. No, più vicine, più alte le devi fare. Più alte? Di altri due. In un bel gattone. Ok. Dai, proviamo. Quindi di conseguenza alziamo tutto il resto. La pancia, sì. Cosa fai? Facciamo la pancia a mezza via? No. No. Allora. E qua è difficile, non mi distrarre. Ah, scusami. Io voglio chiacchierare, vedete. Vediamo da davanti se è proprio porzionato. Vedi? Sì. Sì, dai. Però leva quella pancia a mezza via ora. No, mi piacerebbe, aspetta, che abbia anche la pancina qua davanti. Ok. Ora però levala sotto. Aspetta. Il piano di sotto della pancia. Aspetta, so fare io. Lascia fare agli esperti. Ah. Allora, qua possiamo anche tappare. Dietro si tappa. Sì. Facciamo. Allora, la schiena del gatto. Bisogna fare le cose per benino. Sofia è metodica su Minecraft con calma. Oh mio Dio, non ci sto capendo nulla. Aspetta. E il nero non aiuta, aspetta, Sofì. Aspetta che ce la faccio. Aspetta solo un attimo. Però ci sono tante ciunghettine a cui piace Minecraft. Guardiamolo da davanti. Oddio, Sofì, che costruisce un po' così. Vada, bollino, c'è un po'... Secondo me andava alzato un pochino, Senti, però fammi tappare tutto. Tutto? Tutto. Ma che coda lunga ci avrà? Così è già meglio con... Sì, non guardatele dietro che ci sono un po' di... cose da non vedere, diciamo. Va bene, vai, proseguiamo. Aspetta, andiamo di là. Le torce sulle spalline. Che abbiamo sbagliato una cosa. Perché così sembra muscoloso. Le braccia le doveva avere più o meno così. Che non più vicine. Più vicine, vabbè. Vabbè, dai. Facciamo finta di nulla, okay? Oh, come noi, la nostra prima reazione è stata, sì. Dai, adesso gli facciamo un musetto. Sì, facciamo uno stato così. Poi prendiamo il calcestruzzo bianco. Sì. Meno male perché sennò non ci vediamo più nulla. No. Nel mezzo, devi stare. Ok. E poi sopra faranno gli occhietti. E al centro. Di due fallo, musino. Vediamo un po'. Wow, ma che bello! Aspetta. Fa schifo. Forse il musino c'è bisogno. Gliel'hai fatto spiaccicato insieme al sotto. Lo devi fare un po' più avanti. In qua. Già! 2 hours later. E ora? Va bene, dai, facciamolo così. Sì, ma il problema è che non ha collo, sembra che sia così. I gatti non hanno collo, dai, va bene. Mi piace. Dai, nostra statua, su. Una lumaca. Una lumaca. Dobbiamo far giudicare le ciungattine se gli piace o no il nostro gattino. Bimbe, dite di no. Allora, poi. Ok, il nostro gatto senza collo, eccolo qui. Fare delle orecchie carine. Allora, sa, e al centro mettiamo qua le orecchie. Dai, sono venute belline le orecchie nonostante tutto. Ecco, queste cose sono più belline. Sofia è concentrata. Abbiamo trovato la maniera di farla stare zitta. Va bene, okay, ci siamo? Dietro la testina del gatto lo dovremmo aver fatto. Adesso. Allora, aspetta, fermi tutti. La coda è bianca, al solito dei gatti neri. La puma no, la puma è tutta nera. Che non si riesce a vedere quando è stravolta sopra il parquet. Completamente strutta, sciolta, spiaccicata. Completamente lasciata andare. Una coda al contrario. La Sofì non la distrae niente oggi, guardate.
L'avete mai vista così concentrata in Minecraft? Gli ho detto: Sofì, costruiamo qualcosa. Ma che non mi riesce a costruire le cose così? E allora è una sfida anche per lei. Allora, ho dormito. È una nuova giornata. Ho fatto la coda, ragazzi. Lo so, non è un granché, ma non ho intenzione di cambiarla, perché nero sul nero è la cosa più difficile. Ora, ho intenzione di cambiargli un attimo il musuino. Ok. Perché il musuino lo vorrei fare un attimo, tipo musuino. Tommaso un po'. Oddio. State pronti. E poi bisogna invertire, bisogna mettere il nero sopra e il verde intorno. Allora, mettiamo bianco di lato e di lato. O grigino, no, così sembra altri che Evo. Così sembra altri che Evo. Povero gatto. L'abbiamo fatto. Senti, ma un grigino invece del bianco non ce l'abbiamo. Invece del bianco un grigino per questi due di lato non ce l'abbiamo. No, guarda, faccio uno screenshot. Il gatto più strano del mondo. Ma adesso lo cambiamo, tranquilli. Allora, quella situazione che ti ha, sto musone io non glielo lascio, eh. Lo dobbiamo togliere, Sofì. Dobbiamo stringere il gatto. Allora, procediamo. Quindi faremo un bello spezzone e noi ci vedremo quando avremo fatto il gatto un pochino più decente. E più decente. Yeah. Lascia lì. E poi dobbiamo fare da quest'altra parte. No, ma c'è sempre troppo nel mezzo, ci deve essere uno solo nel mezzo. Sì, ma così è già più bellino. Va, aspetta, fidati di me. Va bene, dai. Sì, sì, mi fido. Ah, le stringi tutte e due verso il centro. Sì. Ah, ok, brava. Mi sembra una buona idea, non ci avevo pensato io. Vedi, più okay. Bellino così. Sì, cioè, sì, decisamente. Molto più bellino. C'ha sempre due nel mezzo, però sembra meno. Ok, ora da dietro. Ma perché c'ha le torce sul sedere sto gatto? Povero. Ora gliele togliamo un attimo. Meno male. Tranquilla. Poi dopo, sa Sofì, cosa facciamo? Ci facciamo mandare. Ma non ti far venire strane idee. Non ti far venire strane. Ascolta la mia idea. Mi raccomando. Ci facciamo mandare dalle ciungattine le foto delle loro statue gatto di Minecraft. Sì. Eh? Le vostre foto del gatto meraviglioso che avete fatto. Togli le torce da sopra le mele che gli bruciano, povero gatto. Vediamo un attimo. Vediamolo dal davanti. Ora finiamo di sistemare. Adesso un micino molto bellino. Non mi piace così, è carino. Così? Sì. Allora, pronto? Togli il letto intorno. Non è pronto. Dobbiamo farci la fontanella. Ma faccelo vedere prima. Gira allora, tutto intorno. Panoramica del ciungatto. Un po' più da lontano. Sembra come orecchie. Ma quelle orecchie lì siamo sicuri, eh? Tipo pipistrello. Bellissimo. Di lato è bellissimo. Faccelo vedere. Aspetta, intorno. Aspetta un attimo. La panoramica del gattino. La codina è bellissima. La panoramica del ciungattino. La panoramica del gattino. Popotino, il mio micino. C'è anche la musica, visto? Avete visto? Micino! Allora, adesso io la fontana la farò di questo materiale intorno e di questo materiale. Facile però, eh? Sa, quella fontanona enorme. Ok, perfetto, statua di gatto. La costruzione della fontana intorno al gatto. Ok ragazzi, io direi che, siccome sta venendo di nuovo notte, io direi che ci vediamo quando ho finito di fare tutto intorno il ciunghetto. Ok ragazzi, ho fatto tutta la fontanella e adesso ho preso i pesci tropicali che andrò a boom mettere. Ora dobbiamo mettere tanta acqua. Secondo me adesso la statua del gatto se ne va perché gli dà fastidio l'acqua nelle zampette. Ma nelle zampette, ho anche picchiato un pesce. No, niente, Sofia è precisa quando fa le cose. Oh, mi dà fastidio la corrente. Sto picchiando i pesci. Ora è tutta pari. Vediamola un po' da più lontano, Sofì. Nostra fontana. Fontana gatto. Sì. E? Ragazzi, spero tanto che questa fontanella
campanella, gattino, vi sia piaciuta, mettete i like e iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, din don, din don, e ciao! Thank you.